Benvenuti cari abbonati sul canale, sul nostro canale, perché a questo punto è condivisione, ragazzi. Siete i miei cari abbonati e come sempre vi do un contenuto esclusivo, ma saranno sempre di più i contenuti in esclusiva, ragazzi, per voi abbonati al canale. Vi ricordo sempre, ragazzi, il mio linkettino di Telegram, per chi ancora non fosse iscritto, ovviamente è libero, e soprattutto l'utilizzo di Fantalab. Ve lo rimetto un'altra volta, ragazzi, vi ricordo sempre, voi che avete Fantalab e siete abbonati al Tattico, fate scadere il vostro abbonamento, poi attraverso il link qua sotto lo rinnovate al Tattico, perché in modo da congiungere le due cose avere tantissimi vantaggi. Per tutto il prossimo anno, ragazzi, ci saranno anche ulteriori contenuti per abbonati che riguarderanno anche la Champions, le partite, le analisi, contenuti esclusive sull'analisi dei prossimi giocatori che arriveranno al Fantacalcio. Ragazzi, io voglio dare sempre più spazio ai miei cari abbonati, ragazzi. Siamo qui ovviamente per l'indice di schierabilità di Fantalab, per avere un altro contenutino esclusivo per voi, chi metto, chi non metto, partita per partita, giocatore per giocatore, ragazzi. Ma ormai lo sapete, no? Lo sapete, prima di iniziare, anche nel contenuto per gli abbonati, sigla! Eccoci qua, ragazzi, si parte subito, Lazio-Salernitana. Io appena vedo Lazio-Salernitana controllo subito se gioca Pellegrino o no, questo è importante. Ragazzi, Lazio-Salernitana sono tutti, che sei? Sono tutti da 7, ragazzi. Pure buon Marusic, ragazzi. Ecco, intanto parto subito con una cosa. Kamada, io gli do un bel 7 e ve lo metto tra i miei consigliati al Fantacalcio. Kamada, qui il ballottaggio ovviamente è Isaksen. Per me Isaksen gioca, lo possiamo mettere e lo metto tra i miei consigliati. Isaksen, attenzione. Qui della Lazio, ragazzi, vi direi tutti, veramente tutti. Ci sarà ballottaggio tra ovviamente Castellanos, qui se gioca Castellanos, comunque Castellanos è chi l'ha in formazione si mette, ragazzi, Castellanos assolutamente sì, ma della Lazio tutti, non mi sento di darvi sconsigliati, ovviamente della Salernitana io non mi sento di consigliarvi nessuno, vi dico la verità, l'unico sì sono questi due, Candreva, Ciaciauna, ma io, ragazzi, ve le metto no tra consigliati, tra le possibili sorprese solo Candreva. Non voglio fare l'esagerato, però a me la Salernitana, ragazzi, a parte il pareggio col Sassuolo che c'è stato, non mi sembra che ci dia tutte queste garanzie, soprattutto una squadra che ormai, parliamoci chiaro, retrocessa. Mi sarà sicuramente una partita importante per la Lazio che la vorrà portare a casa. Quindi tra gli altri miei consigliati io vi metto anche Casale, non si sa mai, una palla nativa del buon Ciccio Casale cosa ci potrebbe portare, non ve li sto neanche a menzionare a tutti, ragazzi, chi ha giocatori della Lazio in questa partita qua vanno assolutamente messi e tutti, cioè non bisogna fare tanta distinzione, chi li ha tutti, io per esempio c'ho Guendouzi, lo posso anche mettere perché questi veramente possano veramente far gol. Allora andiamo avanti. Lecce-Empoli, una bella partita, ragazzi, è una bella partita. Allora, del Lecce io metto del Lecce Dorgu, assolutamente Dorgu, io non gli do un 5 ma gli do un 7 a Dorgu, assolutamente sì, perché secondo me giocherà anche nelle posizioni un po' più avanzate. Dorgu mi piace tantissimo. Un altro giocatore che a me mi piace è in ballottaggio è Juan Gonzalez. Io Juan Gonzalez gli do un 6 e mezzo, perché Juan Gonzalez potrebbe essere un giocatore importante, poi ovviamente questi sono quelli che mi piacciono di più, vi dico la verità, sì, Piccoli, Banda, cioè Piccoli non è assolutamente da 5 e mezzo, ma è da 6, Banda è da 6, Alquist addirittura è da 6 e mezzo, non sono giocatori questi qui, secondo me sono giocatori importanti, se ci sanno in rosa, se li abbiamo in rosa, secondo me sono da mettere, ragazzi, questi qua, Quindi, però Dorgu ve lo consiglio, mi piace tantissimo in questa partita come Juan Gonzalez. Del Lecce, questi. Dell'Empoli è un azzardo, però io lo metto. E vi spiego perché, Luperto, tra i consigliati. Perché comunque, l'ho spiegato anche in un altro contenuto, l'Empoli sugli angoli ha delle buone soluzioni e Lecce è quello che subisce più angoli. Lupertino si mette,
Lupertino si mette, si è sbloccato, potrebbe portarci qualcosa, ma io consiglio sempre Niang, assolutamente sì Niang. Non vi consiglio Berezinski, non vi consiglio Pezzella, non vi lo consiglio. I vari Pongracic e Baschirotto, punto su Baschirotto anziché Pongracic, perché magari potrebbe portarci anche qualcosa, sarebbe l'ora del digitale, effettivamente sì, ci potrebbe portare qualcosa. Quindi di questa partita qua sono queste, vi do una scommessa, una scommessa di queste partite, ve ne voglio dare sempre, vi lascio sempre una scommessa a testa di questa partita e vi dico banda da una parte come scommessa e l'altra scommessa potrebbe essere il buon Zurkowski in questa partita. Quindi sono queste, partita questa qui bella tosta, anche a livello salvezza bella tosta. Andiamo avanti, Torino-Juventus. Allora, Torino-Juventus, io gli do un bel 7 a Bellanova, che io, Bellanova a me mi piace in questa partita, mi piace Bellanova e ve lo consiglio. Bellanova ve lo consiglio, qua, ho sempre consigliato il buon Duvan Zapata, però non lo so se in questa partita mi esprimo su Duvan Zapata. In questa partita mi può garbare più attenzione a quello che vi dico io. Un buon Ciccio Sanabria, più di Duvan Zapata, perché comunque Duvan Zapata-Bremer è un bel duello, mentre il Sanabria potrebbe essere sfuggente, quindi più Sanabria in questa partita che Duvan Zapata, ragazzi. Attenzione, mi piace molto della Juventus. Allora, sarà una partita ovviamente molto attenta, molto chiusa. Io ovviamente qua della Juventus, lui non ha segnato ma gli rivolgo da fiducia, Dusan Vlahovic, e qua io vi dico la verità, anche Rabiot nel derby mi piace, ne piace nel derby. Sconsigliati, questo non mi piace, Linetti potrebbe essere ammonito, quindi non ve lo consiglio. Poi un altro che non vi consiglio qua in questa partita, non mi dà grande garanzia, è Kostic. Il cambiato della situazione potrebbe essere la sorpresa di questa partita. Tra questi, il Danilo non mi convince, giocherà dalla parte di Bellanova, comunque potrebbe essere anche ammonito, una partita rischiosa perché comunque ragazzi è pur sempre un derby, quindi prendiamo sempre queste cose con le pinze, che sono fondamentali. Quindi questa diciamo è la mia idea di Torino-Juventus a livello di mette e di non mette. Se devo scegliere un portiere, io ragazzi punterei su Szczęsny anziché Milinkovic e Savic. È una partita chiusa ragazzi, può succedere di tutti, può succedere di tutti. Tattico, una scommessa per il Torino è Vlasic in questa partita qua. Voi ragazzi non lo prendete neanche in considerazione, lo so Vlasic, però potrebbe essere una scommessa in questa partita, attenzione a quello che vi dice il tattico. Bologna-Monza. Allora, Bologna-Monza. Intanto Skorupski per me è una scelta importante in porta. Vi direi Skorupski. Vi direi Fabian. E qua in ballottaggio vi direi il buon Urbaski. Questi sono i giocatori che mi piacciono di più in questa partita. Ovviamente Orsolini si mette. Ovviamente Lorzizé si mette. Non ve lo sto neanche a dire, ragazzi. Ferguson si mette. Io del Bologna li metto tutti, no? Gli metto tutti. Evito in questa partita, secondo me il Remo Freuler lo posso evitare, il Christensen lo posso evitare, mentre del Monza, allora se gioca potrebbe essere importante Valentin Carboni, non si sa mai se lo fa giocare, non lo fa giocare. Non metto ovviamente Izzo, ve lo sconsiglio, così come Mari ve lo sconsiglio, così come Gagliardini ve lo sconsiglio in questa partita. Non è un azzardo, secondo me non è da questo qui, ma è da 6, Milan Djuric, potrebbe essere ancora lui la sorpresa di questa partita. Una sorpresa di questa partita, io ve l'ho già detto chi potrebbe essere, e potrebbe essere proprio lui, ve la metto come sorpresa, il buon Urbaski, potrebbe essere la sorpresa. Queste sono le indicazioni di questa partita qua del Monza. Io ragazzi, a livello di indici di schierabilità, Zerbin sì, non gli darei su questo secondo me un 6, non mi dilungherei più di tanto. Ecco, vedi, Posch non è un candidato, Posch
Io però ve lo metto tra le sorprese, Porsche. Il Monza qualcosa sulle palle inattive subisce ed è per questo che io Porsche ve lo metto tra le possibili sorprese, ragazzi. Sì, una partita che il Monza può ritornare anche alla vittoria, Napoli-Frosinone. Napoli-Frosinone, ovviamente qua non ve lo consiglio, ragazzi, non mi piace per niente, così come Mario Rui. Addirittura gli danno 7, assolutamente no, ragazzi, mi vanno in difficoltà loro, ovviamente sì. Mentre del Napoli sono queste le indicazioni, la Di Lorenzo della situazione, ovviamente sì, se devo scegliere un difensore mi punta su Di Lorenzo. Meret, così, ragazzi, attenzione a questi. Allora, Paul Lirola, secondo me, potrebbe essere un mio consigliato in questa partita. Te direi tattio, Paul Lirola. Paul Lirola, e questo gli do un bel 7. Il motivo per cui lo consiglio, gli do un bel 7, perché il Napoli, Juan Jesus, Mario Rui, Olivera, subisce tantissimo da quella parte là. E ci gioca su lei. Ragazzi, lo so che su lei non va portato nulla, ma ha deluso anche a me. Ve lo dico, però io sono un po' un romantico, grande stadio, Sulé si potrebbe veramente esaltare nello stadio di Maradona, quindi pensiamo anche a queste cose, pensiamo anche a quello che il giocatore può percepire e recepire da queste cose, quindi io Sulé in questa partita lo metto, sono d'accordo con Barenecea, sono d'accordo con Mazzitelli, sono d'accordo con Zortea, che potrebbe essere una sorpresa in questa partita, assolutamente sì. Quindi queste sono le indicazioni. La sorpresa del Napoli potrebbe essere Zambo Anguissà, l'inserimento di Zambo Anguissà in questa partita. Quindi attenzione a questa, è ritornato ovviamente il buon Zielinski, sono d'accordo. Lobotka, sono d'accordo che è quello un po' più rischioso. A livello di indici di schieribilità, ragazzi, per me sono questi. I ballottaggi è giusto che siano questi, però chi gioca a destra qua... Io gli do anche un 6,5 e Paul Lirola. Se beccate Paul Lirola al Maradona è poesia, ragazzi, poesia. Sassuolo Milan, il Milan giocherà con la Roma, doppio incontro in Europa League, quindi vediamo un attimino le cose come stanno. Allora, sono d'accordo con tutti, sono d'accordo anche col 6 a Tojan, però giocherà contro Teo Hernandez. Sì, va bene, ecco, un giocatore che non gli darei questo cinquino qui, ragazzi, ma io gli darò un bel 6,5, e Ciccio Pinamonti, e ve lo metto anche tra consigliato. La sorpresa è Beppe Tosved. Ecco, partiamo da questo presupposto, ovviamente no, sconsigliato, ovviamente no, sono d'accordo. Sono d'accordo, e come lo sconsiglio, ovviamente consigli. Sono d'accordo perché comunque il Milan ha un potenziale offensivo importante, sono d'accordo che ci sarà turnover, però è sempre il Milan, ragazzi, è sempre il Milan. Però attenzione a Ciccio Pinamonti, stava bene con la Salernitana, gli hanno annullato il gol, non se lo meritava l'annullamento del gol, però è un Ciccio Pinamonti che sta crescendo. E col Milan un po' sconcentrato dalle coppe, potrebbe essere una sorpresa importante da prendere in considerazione. Riguardo al Milan, troppo Ciccio Gabbia, troppo, sì, sono d'accordo. Hernandez ve lo consiglio. Vi consiglio Loftus-Cheek, assolutamente sì. Il ballottaggio sta qua. Per me Chukwueze è un consigliato e gioca. Ragazzi, assolutamente sì. Ovviamente sì. Rafael Leao, ovviamente sì. Ecco, allora, ho messo 6 lì, metto 6 qui, perché potrebbe giocare a destra, c'è Ciccio Laurenté. Per esempio, Laurenté, io gli metto un bel 6 a Laurenté. Non me lo sento di bocciare così Laurenté, ragazzi. Bolò, Henrique, mentre con tutti gli altri indici del Sassuolo sono d'accordo. Del Milan, sì, del Milan sono d'accordo con quasi tutti, questi sono i miei consigliati. La sorpresa del Milan, ma sono un po' tutti, perché secondo me il Milan sta bene, però ragazzi attenzione a questo giocatore qua, Chukwueze, giocatore importante, sta crescendo tanto, andiamo avanti. Guardiamo un po' gli indici di Udinese-Roma. Allora, Udinese-Roma, indici, partiamo dalla Roma, sono d'accordo, no, assolutamente no, non è neanche da sufficienza Camara. Samardzic ha fatto gol all'Inter, ma non è che, ragazzi, io sono d'accordo con questi indici dell'Udinese. Anche la Roma sarà un po' distratta, sì, sono d'accordo, sarà un po' distratta,
La sorpresa potrebbe essere ancora Lazar Samardžić, ve lo dico dell'Udinese, non è che gli altri non ve li consiglio. No, mentre della Roma si torna al solito discorso, ci sarà turnover? Sì, bene, perfetto. Stefano Sciarabi ve lo consiglio, Pellegrini ve lo consiglio, sono d'accordo con gli indici, secondo me Dybala sono d'accordo con questo indice di schierabilità. Allora, se devo dire tattico dov'è che gli daresti un capellino meno, è Ndicka. Ecco, Ndicka gli darei un capellino meno, ragazzi. Però Roma favorita, Roma sta bene. Non ci sono sconsigliati della Roma, ragazzi, parliamoci chiaro. Quelli dell'Udinese, gli sconsigliati sono quelli sotto la sufficienza. Ovviamente anche lo Zagara, no, siamo sotto la sufficienza, ragazzi. Samardžić, Toven non mi piace, da 5,5, siamo sotto la sufficienza. Quindi se devo scegliere uno è Samardžić con la Roma, l'Udinese a me non mi convince per niente, ragazzi. Stiamo attenti a questo finale di stagione, non mi sembra una squadra tanto viva, lasciamo stare le prestazioni con l'Inter, si esalta l'Udinese in queste circostanze qua. Guardiamo un po' se c'è qualche ballottaggio, nella Roma ci potrebbe essere dei ballottaggio e potrebbe essere lui la sorpresa, che potrebbe giocare Baldanzi al posto di uno di quegli altri, quindi monitoriamolo Baldanzi, monitoriamolo in queste partite qua, soprattutto a livello di formazioni. Inter-Cagliari, ragazzi, Inter-Cagliari, vediamo un po'. Inter-Cagliari, ovviamente dell'Inter io sono d'accordo con tutti, giocherà Sanchez, non ci sarà Lautaro, sono da mettere tutti. Ecco, Bombissek mio consigliato come metta Acerbi, perché le palle inattive sono una forza dell'Inter, quindi quando c'è Bissek che sono tutte là le palle inattive, eh? Quindi ovviamente dell'Inter non vi sto a mettere consigliati, quello sapete, lo facciamo nel contenuto bello fresco. Del Cagliari sono d'accordo con tutti, sono d'accordo anche con il discorso di Gaetano, possibili sorprese, gli altri sono tutti sconsigliati sulle mana, sono d'accordo. Allora, Lovumbo zito, gli do un bel 6. Potrebbe essere un'altra sorpresa da Mettellis, ragazzi. Il resto sono d'accordissimo con tutti. Sommer, ovviamente, rimane sempre una prima scelta. Quindi, Inter-Cagliari non c'è da fare tante cose, lo sappiamo bene. Attenzione a quelli del Cagliari, gli unici due che rischierei sono proprio Gaetano e Lovumbo zito. Il resto non è che mi convincano tanto, eh. Andiamo avanti. Fiorentina-Genova sarà una bella partita. Allora, ovviamente non sono d'accordo con questo, gli do un 6 e non ve lo do tra i miei consigliati, così come non vi do tra i miei consigliati lui, così come non vi do tra i miei consigliati, ve li do sconsigliati loro, ovviamente no. Buonaventura mi piace, Buonaventura sì, Nico Gonzalez sì, Belotti per me si merita un bel 7. Eccoli qua i miei tre consigliati della Fiorentina, quelli che secondo me possono incidere di più. Mentre del Genova gli darei un bel 7 a Retegui, mi piacciono tutte e due questo coppia d'attacco perché la Fiorentina concede. L'inserimento di Frendrup assolutamente potrebbe essere la sorpresa di questa partita, come la sorpresa di questa partita potrebbe essere Julio Alberto Messias. Metto anche Bani, sono d'accordo con la sufficienza di Bani perché le palle inattive potrebbero essere importanti. Terracciano, ragazzi, miglior portiere per interventi decisivi in questa Serie A, se l'avete si mette. Il resto sono abbastanza d'accordo con questi indici di schierabilità. Andiamo avanti con l'ultima partita. Atalanta-Verona sarà una bella partita, lo sappiamo, non possiamo fare tanta analisi sul Verona, sono d'accordo con tutti questi indici di schierabilità. Ecco, secondo me questo si merita 7 perché potrebbe essere importante, è un mio consigliato. Ovviamente sono d'accordo. Qui secondo me siamo sul 6 perché secondo me gioca Holm. Allora, io punto sul 6,5 suo, potrebbe essere la sorpresa di questa partita, il buon Ciccio Folorusciu. Potrebbe essere la sorpresa della partita, gli altri sono abbastanza d'accordo, ma non voglio fare tanta analisi su l'Hellas Verona. Eccoci ragazzi, abbiamo finito quello che sono gli indici di schierabilità di Fantalab. Questo contenuto per una delle ultime volte sarà in esclusiva per gli abbonati, per voi l'ultime un'ora prima delle formazioni sarà libero, però ovviamente è per far vedere un po' a tutti cosa facciamo, per far capire cosa facciamo, e sicuramente dal prossimo anno sarà tutto in esclusiva per gli abbonati e non ci sarà contenuti liberi, ma solo
per voi abbonati, che vi ringrazio tuttora, grazie mille di dare sempre il sostegno a Tattico, e questo vostro affetto mi dà sempre la voglia e l'idea di far sì che il mio lavoro sia per voi, dare quello che io ho sempre dato sui campi di calcio a voi attraverso lo schermo, sempre più qualità, sempre più analisi, e questa è la cosa fondamentale, che voi l'apprezzate. Vi saluto a tutti, il Tattico c'è.